Allora, ci siamo. Buongiorno a tutti, sono molto contenta che siamo così numerosi per questa passeggiata. Con noi appunto l'assessore Marras, poi ci sono Alfonso Stiglitz e Aleiba che ora non vedo. L'idea di oggi è quella di fare appunto una passeggiata nei sentieri che sono stati riqualificati dal comune, arrivare in cima, dove c'è un'area archeologica in cui stanno curando gli scavi, appunto Alfonso Stiglitz e Aleiba, che ci illustreranno lo scavo una volta in cima. Io volevo chiedere all'assessore se ci racconta un po' cosa è stato fatto qua. Quando arriveremo su vedrete che ci sono dei panorami molto affiato sul boetto, sono stati appunto risistemati i sentieri, ci sono dei punti di affaccio. Diciamo che io, visto che siamo così tanti, direi che ognuno sale con i suoi tempi, ci vuole una mezz'oretta circa, ci qui nell'area di Roma, diciamo c'è una casupola con dei tavoli su dove possiamo chiacchierare, abbiamo preso qualcosa insomma per rifocillarci. adesso appunto chiedo a Luisa se magari ci racconta un po' com'è nato l'intervento sul colle. Buongiorno a tutti, tanti davvero, una bella cosa. No, due parole soltanto, perché penso che poi vedere di persona renda molto di più di tante parole che si possono dire. Noi oggi faremo una passeggiata, credo, in uno dei due sentieri che abbiamo realizzato, perché si chiama due sentieri, ancora intesa con la conservazione delle coste, ovviamente con l'assessorato regionale all'ambiente che ci aveva erogato il finanziamento, due sentieri di diversa complessità. Non si sente. Se non si sente col microfono, vabbè, ma insomma faremo una passeggiata in uno dei due sentieri che abbiamo realizzato, una realizzazione molto semplice che prevede la messa in sicurezza di alcuni punti che si riteneva fossero pericolosi. Voi vedrete che sono comunque interventi molto leggeri, fatti in legno, staccionate in legno praticamente, quindi vi esorterei comunque ad avere un po' d'attenzione nell'affacciarvi questi punti panoramici. È stato insieme sistemato anche un piccolo rifugio che voi vedrete abbiamo lasciato con grandi aperture, perché temendone la vandalizzazione ovviamente abbiamo evitato che diventasse un luogo chiuso frutto di vandalizzazione, occupazioni improprie, quindi è proprio una cosa semplicissima che voi vedrete, che so che sì, però è in generale viene molto apprezzato, perché abbiamo già avuto segnalazioni di gradimento, perché poi alla fine quando si arriva alla passeggiata è chiaro che può appunto essere utile fare una piccola sosta, un piccolo smurso come si dice, e quindi questo è quello che abbiamo fatto. Dovremo avere, vi devo dire la verità, non so se l'abbiamo ancora già completato, la possibilità di accedere con lo smartphone all'illustrazione di tutto l'itinerario. Confesso che non so, non ho chiesto ieri se anche questa parte era stata realizzata. Altro non ho da dire se non che la frequentazione che già riscontriamo e il gradimento ci dicono che forse alle volte anche interventi piccoli come questi, perché era un finanziamento di 100.000 euro di lavori, piccoli come questi alle volte risolvono problemi o soprattutto permettono di valorizzare luoghi come questi che sicuramente tutti li conoscerete. Io non sto molto bene, però ho deciso di venire perché desideravo da qualche mese tornarci, perché sono posti meravigliosi, non c'è bisogno di parlare. Grazie Luisanna. Allora prendiamo il sentiero, diciamo quello più lungo, quello che va verso la sinistra, mi pare che sia indicato come sentiero di Astarte. Quindi ci ritroviamo in cima. Direi che ognuno può camminare la sua andatura, è un sentiero abbastanza semplice, appunto ci vuole una mezz'oretta più o meno. Thank you.
Chiediamo di non avvicinarvi ai parapetti, non sporgervi troppo perché... Perché sono sicuri e stabili, ma sì, a un certo punto, quindi chiediamo un po' di collaborazione perché soprattutto nella parte del costone non riparato dai parapetti, quindi... Volevo dire una cosa, mentre salivamo abbiamo incrociato i commissari nazionali che sono in città per valutare la candidatura di Cagliari a città europea dello sport. Ieri abbiamo fatto il giro negli impianti, stamattina sono arrivati anche su, dopo andranno al Poeto dove l'MSP ha organizzato una serie di gare, mi pare che siano under 15, quindi se poi chi volesse al Calypso ci sono dei tornei giovanili in spiaggia. No, senza farla lunga nuovamente mi sono dimenticata di aggiungere che adesso speriamo, tempo permettendo, vedrete l'area archeologica nella quale poi ci illustreranno gli esperti e le persone che hanno seguito gli scavi. Diciamo che in questa consiliatura noi abbiamo cercato di incrementare questa attività di ricerca archeologica, soprattutto qui a Sant'Elia. In tempi di Spendi Review siamo riusciti a far proseguire, pur in mezzo a tante difficoltà e a tanta fatica, loro ve ne parleranno, siamo riusciti comunque a mantenere in piedi le indagini archeologiche che sono state finanziate, devo dire, grazie all'apporto di Francesca Ghirra, della Presidente della Commissione Cultura e dell'Assessore alla Cultura. Siamo riusciti a inserire in bilancio un ulteriore finanziamento, credo che i lavori stiano per incominciare, sono oramai, hanno finito tutte le pastoie burocratiche che non immaginate quante siano. Esatto, manca il parere del Ministero perché anche un piccolo intervento di scavo, ahinoi, deve essere approvato dal Ministero, se ancora si può reggere questa cosa. Scusate il commento. Comunque volevo aggiungere questo perché insomma l'attenzione che è stata data all'ambiente ma anche alle ricerche archeologiche qui, credo che molti di voi siano stati anche a Turigeddu, che oramai è aperta al pubblico, sebbene in parte, quindi diciamo che c'è stata un'attenzione che io ritengo sia molto meritoria e molto importante. Grazie. Grazie. Allora, buongiorno a tutti, purtroppo la pioggia non ci ha aiutato molto, però speriamo che finisca. Allora, l'idea dello scavo nasceva da un ritrovamento ottocentesco che è questo. Questa è un'iscrizione che è attualmente conservata al Museo di Cagliari, è esposta al Museo di Cagliari, ed è un'iscrizione trovata esattamente da qualche parte qui su, nel 1870, un'iscrizione che fa riferimento alla dedica di un altare ad Astarte, Astarte divinità fenicia legata alla guerra, legata alla tutela femminile dei bambini e legata soprattutto ai buoni venti, quindi alla navigazione. Da qui siamo partiti per avviare la ricerca, cioè la ricerca della casa di Astarte, ma il campo Sant'Elia è noto da almeno 150 anni come un'importantissima area archeologica perché è uno dei siti più antichi di popolamento della Sardegna e fa di Cagliari una delle rarissime centri abitati, credo a livello europeo, che abbia una vita ininterrotta di 8.000 anni, perché i primi abitanti di Cagliari stavano qui su, hanno seppellito i propri morti in alcune delle grotte e avevano un villaggio che grosso modo corrisponde all'attuale curvone di Marina Piccola. C'era un villaggio di 8.000 anni fa. Qui nel colle erano visibili molte grotte, alcune sono rimaste visibili come quella dei Colombi, altre invece sono scomparse come la grotta del Bagno Penale, quella di San Bartolomeo, sono scomparse però erano aree archeologicamente interessanti. Rimane invece si è salvato un pezzetto della Domu de Janas di San Bartolomeo e sicuramente alcune grotte come quella dei Colombi, che è una bellissima grotta con accesso solo dal mare. Sarebbe in questa parte qui, noi siamo qua su adesso, per quel poco che si può vedere, ecco. Esatto. Sì. E che ha restituito anch'essa
tracce di insediamento umano. Il promontorio quindi è il luogo fondante di Cagliari, probabilmente lo stesso nome Cagliari, che deriva, di cui conosciamo la prima forma, che era Caralì, da iscrizioni fenice trovate a Flumini Maggiore. Il termine Caralì, car, vuol dire pietra. La presenza di un suffisso dato dalla L rende questo nome collettivo, quindi letteralmente vuol dire cumulo di pietra. Cagliari vuol dire. Probabilmente lo tradurremo meglio come le colline oppure come il promontorio, perché il promontorio è l'elemento più importante di tutto questo golfo, perché divide il golfo di Cagliari in due ed è un momento molto pericoloso e molto importante per la navigazione. Tutti i promontori sono pericolosissimi perché sono difficili da doppiare per chi va a vela, ovviamente. E quindi questo potrebbe essere la motivazione per cui a un certo punto i Fenici installano qui su un tempio dedicato alla navigazione, cioè un tempio dedicato alla divinità che salvaguarda i marinai dai pericoli della navigazione. Non è un caso se alla base del promontorio sia sorto quello che attualmente è il più grande santuario marinaro del Mediterraneo, che è Bonaria. E Bonaria non è altro che la contrazione del nome completo che era Nuestra Signora de los Buenos Aires, cioè la nostra Signora dei Buoni Venti. Quindi c'è una percezione sacra di questo promontorio. L'importanza del promontorio nella navigazione è dato dal fatto che un altro tempio di Astarte si trova, purtroppo poi se passano le nuvole ci affacciamo, vediamo il punto, si trova poco prima di arrivare a Villa Simius, sul promontorio di Cucureddus, dove è stato trovato un nuraghe, è stato riutilizzato come area di culto. I materiali che sono stati trovati, che l'assessore Malas, che non vedo, che nelle sue vesti di archeologa, però non di assessore, ha studiato e pubblicato, scavato, studiato e pubblicato. E quindi questo ci indica la presenza di una rotta lungo la Sardegna meridionale, che è una rotta molto antica, perché se guardate proprio qui di fronte, vedete San Rocco, vedete la fabbrica, e nel colle sopra la fabbrica c'è un nuraghe, il nuraghe Sant'Ugori, dove è stata trovata una grandissima quantità di ceramiche provenienti da Oriente, da Creta e da Argo, cioè ceramiche micenee. Deve allontanarlo dal telefono. Che indicano una rotta commerciale che univa l'Oriente, Mediterraneo orientale, alla Sardegna, e andava verso la penisola iberica, perché in Andalusia sono state trovate ceramiche micenee, ceramiche nuragiche, quindi un viaggio comune, e a largo della Sardegna c'è sicuramente un relitto che trasferiva dei lingotti di rame, probabilmente proveniente da Cipro, indirizzate verso la penisola iberica. Quindi non è un caso che qui ci stia un tempio, che qui ci sia una città come Cagliari, che è una città portuale, al centro del percorso nautico che univa il Mediterraneo orientale col Mediterraneo occidentale. E questi sono grosso modo i motivi per i quali abbiamo deciso di scavare qui su, grazie al Comune di Cagliari. Allora, le indagini quindi sulla quest'area sono state motivate, come diceva Alfonso, dal ritrovamento, dalla conoscenza del ritrovamento di questo piccolo blocco di trachite, che se per qualcuno fosse interessato è esposto al museo di Cagliari, grazie. E sul quale sono alcuni caratteri semitici in lingua
semitica che riportano la dedica di un altare, forse di bronzo, c'è l'iniziale ma non è sicuro che sia che indichi la parola bronzo, ma sul materiale col quale era fatto l'altare ci si può anche discutere, okay, l'importante è che sappiamo che c'era un altare, la dedica di un altare ad Astarte. Altre due lettere indicherebbero, sarebbero le corrispondenti delle nostre R e K, che hanno fatto pensare che indichino il nome Erice e che ci riportano a un culto di Astarte conosciuto sul Monte Giuliano in Sicilia, sul quale appunto si venerava la dea, un culto di origini orientali, e la dea con una connotazione legata chiaramente alla marineria, ma non solo, anche alla sua veste di protettrice della fertilità, eccetera. Poi infatti Venere Astarte non per niente poi verrà identificata con la romana Venere. E questo poi il fatto che possa essere indicato il termine Erice fa associare anche alla pratica della ierodulia, cioè della prostituzione sacra, perché sappiamo da fonti antiche che esistevano dei santuari dove poi i naviganti arrivavano e potevano, diciamo, sfogarsi dopo lunga navigazione con sacerdotesse addette appunto a queste pratiche. Però lo scopo era poi di raccogliere denaro che veniva tesaurizzato all'interno del tempio. Noi non sappiamo se questo chiaramente sia stato praticato qui sul Capo Sant'Elia, sicuramente però ci doveva essere un luogo di culto. Potrebbe anche non esserci stato un tempio così come ce lo immaginiamo come costruzione, perché in ambito punico non è raro che ci siano delle aree aperte nel mondo antico, delle aree aperte semplicemente delimitate magari da un muro di cinta, all'interno della quale però venivano praticati riti, c'erano degli altari e così via. Il fatto che la posizione poi sia questa chiaramente ci porta, l'associazione chiaramente ad Astarte, ci porta a pensare che la funzione importante di questo tempio fosse quella di un punto di riferimento per i naviganti, per cui si pensa che dovesse esserci sempre acceso un fuoco in modo da fare da avere appunto la funzione di faro, di punto di riferimento per chi poi arrivava durante soprattutto durante le ore notturne verso la città di Caralì. Il rinvenimento risale alla fine del 1876 ad opera di Filippo Nissardi, e però da allora iniziarono, nelle pubblicazioni dove si fa per la prima volta menzione di questa iscrizione, si parla del fatto che è stata trovata inserita in un muretto di riutilizzo presso la Torre della Lanterna, quindi la Torre Pisana che adesso poi andiamo a vedere, che sta proprio a ridosso dell'area di scavo. Oltre a questo, prospezioni iniziate già alla fine dell'Ottocento hanno poi portato al rinvenimento di altri reperti. Il canonico Spano ci parla del rinvenimento di pavimenti mosaicati. Noi effettivamente abbiamo trovato tessere di mosaico, non qui un po' spostate, che facevano associare riportare all'epoca romana appunto la presenza comunque sempre di un insediamento. Il rinvenimento di questo piccolo torimbrondo che ugualmente viene attribuito all'epoca romana, e questa invece è una piccola testa di terracotta che si intravede in mare perché è consunta, però è un viso con delle foglie nella conciatura, che invece abbiamo trovato noi quando nel 2003, l'abbiamo trovato in mezzo alle agavi, quando nel 2003 siamo venuti quassù per vedere se appunto c'erano degli elementi che ci potessero aiutare ad individuare quella che poteva essere un'area di indagine per uno scavo archeologico. A partire dal 2003 abbiamo iniziato come Università di Cagliari in regime di concessione di scavo, ecco perché siamo legati a queste autorizzazioni ministeriali che stanno in questa fase di riordino del Ministero per i beni culturali, è un po' in ritardo, cioè ce l'hanno già riconosciuta, però ci sono piccole ancora trafile, per cui
speriamo a brevissimo arrivi l'autorizzazione, l'ok ufficiale. E, lavoriamo con, come università, come cattedra di archeologia greca romana, che è stata diretta dal professore Sangiolillo e che appunto insieme al dottor Stiglitz è l'altro concessionario. Quindi abbiamo aperto dei cantieri poi didattici, abbiamo stabilito di iniziare qua dove erano già fioranti dei muretti, che nella Vulgata era considerata come la chiesa, resti della chiesa di Sant'Elia, tanto che c'era anche una Madonnina, si celebrava spesso la messa, non solo quelle ortodosse ma anche quelle un po' più scure di colore, perché abbiamo trovato, questa è la Madonnina, eccola qua. E quindi abbiamo iniziato accordandoci con il parroco per, appunto, per la, se potevamo spostare la Madonnina, cioè abbiamo fatto tutto secondo i criteri, sì, ma... e abbiamo iniziato a scavare lì pensando che effettivamente quella potesse essere la chiesa di Sant'Elia. La notizia di una chiesa di Sant'Elia al Monte, anzi prima ancora Portus Salis, è ugualmente attestata nelle fonti. Probabilmente la prima origine, il primo impianto della chiesa risale al VI secolo. Sappiamo che nel 1089 quest'area passa con la chiesa sotto la giurisdizione dei monaci vittorini e che qui appunto impiantano un monastero. Ci siamo resi conto che quella non poteva essere la chiesa e soprattutto comunque non insisteva su un tempio, su strutture più antiche, anche se ci sono dei pezzi di riusati che verosimilmente sono più antichi. Lavorando però qui vicino a questo muro abbiamo portato alla luce una pavimentazione in battuto, se vai un po' più avanti, una pavimentazione in battuto che praticamente occupa quasi tutta l'area. Voi adesso non la vedrete, ci camminerete sopra, l'abbiamo protetta con dei teli, con tantissima terra. E che quindi ci danno, che è delimitata da alcuni, qualche blocco, ve lo faccio vedere, affiorante, blocchi molto grossi che potrebbero anche essere pertinenti a una struttura di epoca punica come quella che doveva essere. Ecco qua, si vede qua qualcuno dei blocchi e questa è la parte della pavimentazione che poi abbiamo ricoperto. In una delle, come diceva l'assessore, abbiamo fatto diverse campagne di scavo, ci sono sempre dei tempi lunghissimi tra una campagna e l'altra, l'ultima l'abbiamo chiusa nel 2014, dovevamo iniziare di lì a poco, adesso inizieremo a brevissimo. Quando abbiamo ricominciato abbiamo pensato di spostarci più verso la torre, dove c'era una quantità di agavi impressionante, non si vedeva quasi nulla se non qualche blocco che sembrava effettivamente legata a una costruzione. Quindi c'è stato il disboscamento dalle agavi, aperta parentesi, siamo autorizzati dai botanici che ci hanno detto che sono infestanti e che si possono togliere perché da ogni perché da ogni pianta ne nascono altre 100 e anche di più, forse migliaia, ma non so, ecco, no, questi sono i nostri operai che hanno lavorato a mano con il macete. Distrugge la vegetazione, esatto, spontanea, che è molto importante. Esatto. Sì, soffoca la vegetazione spontanea. Un'avvertenza, non portate via erbe, fiori e cose del genere, perché è una vegetazione molto delicata. Se vi volete portare via, prendetevi un agave. Quelle le regaliamo, le diamo in omaggio. Ce ne sono di tutti i tipi, anche tascabili. E comunque, appunto, abbiamo fatto una ripulitura e ci siamo resi conto che c'erano effettivamente delle murature che emergevano. Adesso ve la faccio breve, ma abbiamo trovato effettivamente una struttura di pianta rettangolare. Questa era sì ancora con... però c'è il rilievo, così facciamo vedere direttamente il rilievo, ecco qua, questa diciamo che ha più l'aspetto di una chiesa effettivamente, è un, appunto un ambiente di pianta rettangolare nel quale abbiamo individuato anche parte della pavimentazione in mattoni, in mattoni, abbiamo trovato quello che ipotizziamo sia la base dell'altare, quest'altra parte ugualmente dovrebbe essere la base del presbiterio, ha un ingresso laterale costituito da due gradini e c'è un crollo verso l'interno che va,
scusate, che va in questo senso, con proprio abbiamo trovato dei pilastrini crollati e una muratura che è ancora composta verso l'esterno. Sappiamo che nel XVIII secolo l'area era sotto la giurisdizione dei carmelitani, perché all'arrivo dei pisani, che qui costruirono la torre che è amata dalla lanterna perché aveva proprio dei fuochi che servivano appunto per dargli una funzione di faro, e che è stata costruita, ce lo dice la targa esposta al Museo di Cagliari nel 1272, con l'arrivo dei pisani i monaci vittorini sono costretti ad andare via. L'area non viene disabitata, viene abbandonata definitivamente, passa ad altre associazioni religiose fino ad arrivare appunto poi ai carmelitani. Sappiamo che intorno al 1700 ci fu una distruzione da parte degli spagnoli e che i quartesi si quotarono per ricostruire la chiesa. Effettivamente i materiali che noi abbiamo trovato risalgono al fine 1600-1700 e quindi sono evidentemente sì, pertinenti all'edificio religioso. Ritornando al nostro tempio, ci sono però materiali che ci riportano indietro a quelle che potevano essere appunto le fasi di IV, III secolo, II secolo. In questo momento voi siete sopra un saggio, c'è la pavimentazione in legno, ma sotto, prima di fare questo lavoro, chiaramente abbiamo dovuto fare degli interventi preventivi per vedere se per caso c'era qualche struttura antica, per cui insomma vedere che cosa si poteva fare. E abbiamo trovato della terra di riporto, quindi della terra che è stata buttata qui, probabilmente anche durante lavori recenti, perché anche questo edificio è stato poi costruito in tempi probabilmente legato alle fasi belliche più recenti. E abbiamo trovato del materiale che era semplicemente di riporto, però abbiamo trovato materiale di epoca punica, che è pertinente sicuramente alle fasi di frequentazione del tempio. A quest'area sacra dovevano essere poi associate due cisterne che vedremo, una piccola che ha una forma a bottiglia conosciuta come Saucca e Sudiaulu, e un'altra più lunga che ha una lunghezza di circa 27 metri, l'altra, per una profondità ipotizzata se dallo spano di adesso in condizioni migliori perché è stata messa in sicurezza questa nave che ha fondo, che ha una larghezza di 6 metri e lo spano ipotizzava una profondità di circa 10 metri. Chiaramente dovremmo scavarla poi, ma non è semplice fare quell'intervento. Invece a breve partiremo con lo scavo, si tratta proprio di pochissimi mesi, speriamo di farlo, che arrivino le autorizzazioni proprio in coincidenza con il bel tempo. L'idea è, cioè non l'idea, il progetto prevede, grazie al finanziamento di cui ci parlava l'assessore Marras, grazie appunto allo sforzo che il comune con la dottoressa Ghirra e tutti gli altri hanno fatto veramente per circolare una cifra sufficiente, finiremo lo scavo intorno alla chiesa per delimitare meglio e ci sarà un intervento di restauro delle strutture murarie, poi si vedrà se sarà possibile, perché come vedete il posto non è che sia, è abbastanza esposto alle intemperie, quindi se possiamo lasciarlo poi visibile, comunque si trova era un modo comunque per renderlo fruibile. Ci allargheremo verso, pulendo dalle agavi e dalla vegetazione che i botanici ci consentono di portar via, sposteremo verso il cisternone, in modo da capire quelli che erano i collegamenti tra appunto quell'area che sicuramente era legata all'utilizzo del tempio e appunto la parte superiore. La stessa cosa poi invece per la parte della cisterna più piccola, ma lì adesso lo vedremo, c'è tutto un sistema di tagli nella roccia che dovevano servire appunto per la canalizzazione dell'acqua, per lo sfruttamento appunto di questa cisterna. Non vi voglio tediare oltre, se solo ci sono domande siamo qui. Che nella visita di non passare sullo scavo. Ecco, sì, vi chiedo allora, in realtà la chiesa è coperta,
anche se il vento poi ha in qualche modo rotto un po' di teloni, ma ne abbiamo messi talmente tanti, per cui solo in piccole parti si è rovinato, di non passare chiaramente sulle murature e anche sul lato sinistro, di tenervi un po' distanti, perché lì c'è il famoso muro crollato e quindi insomma anche quello va salvaguardato. Sì, tra poco ci spostiamo lì, grazie a Maria Adele Ibba. Quella che stiamo vedendo, che stiamo visitando, è una delle tante meraviglie di Cagliari. L'iniziativa è organizzata da Sinistra Ecologia Libertà, dal Circolo Sergio Azzeni. Ringraziamo chi è venuto con noi, di nuovo Maria Adele Ibba, Alfonso Stiglitz, l'assessora Luisa Namarras. È una delle tante meraviglie di Cagliari che questa amministrazione sta valorizzando. Sono meraviglie che rappresentano il nostro passato, come abbiamo raccontato, rappresentano il nostro futuro, come potenzialità e come possibilità. Abbiamo ancora tanto da fare, abbiamo da continuare così, abbiamo ancora 5 anni davanti per farlo, crediamo che i prossimi 5 anni sia il caso di darli in mano a chi già sta lavorando e sta facendo queste cose. Adesso ci sarà una breve lettura di Stefano Raccis per il sì al referendum sulle trivelle. A questo proposito, il fronte del sì è un fronte molto ampio. Oggi abbiamo con noi anche 2 amici dei 5 Stelle, anche loro per il sì. Do il benvenuto anche a loro e li saluto. Stefano, prego. Sai, secondo me questa storia dell'inquinamento del mare e del mondo è un po' tutta una truffa. Una cosa inventata da chi vuole condizionarci e farci paura. Io non credo che il mondo sia poi così tanto cambiato. Rispetto al passato mi sembra ci siano più o meno sempre le stesse cose. I cambiamenti climatici da abuso di idrocarburi così tanto temuti non è che poi si siano davvero realizzati. E comunque, se anche c'è differenza di 1 grado in più ad agosto o 1 grado sotto zero a novembre, quella collina è più o meno sempre la stessa, no? E così anche questa spiaggia dove veniamo in vacanza, quella dove avevamo i casotti e di cui non possiamo fare senza. Quando esco la mattina di casa, il cielo non è, lo giuro, sono disposto a giurarlo, non è tanto diverso da com'era quando ero bambino. Anzi, trovo molto più verde la città. Voi no? Hanno piantato molti alberi di recente. E quest'anno poi non ha fatto quei temporali incredibili a ottobre. Quella è tutta acqua in più per l'estate. E le alluvioni? Ci sono sempre state. Da quando è esistito il mondo, io non credo che sia colpa delle industrie. Ormai è tutto controllato, è molto regolamentato. E quella ridicola faccenda delle trivelle? Io ne ho sentito davvero assurde. Alcune davvero molto belle su quanto dovrebbero inquinare. Dai, dei semplici trapani lunghissimi che vanno in fondo al mare. Ma che inquinamento può venire, scusa, da una cosa lunga che buca il fondo del mare e trova petrolio e gas a iosa? Che poi ci serve tutto per metterci in macchina, per guidare, per andare a cercare qualche bella spiaggia isolata dove è più trasparente il mare. Sì, è vero che poi se ci mettiamo tutti in macchina si crea un'enorme fila e non troviamo manco lo spazio per piazzare l'asciugamano di tela. Va bene, allora, ma la trivella serve anche per il gas? Il metano, quello che serve davvero, a parte gli scherzi, per darci una mano. Non credete sempre a quello che dice chi difende l'ambiente. È gente di sinistra, che ancora si appella alla libertà. Ma libertà di cosa, scusa? Se non posso andare in macchina quando devo fare la spesa nel market che sta a 5 minuti da casa. Io non so tu, ma io sono una persona impegnata. Io lavoro, spendo, faccio cose, mi documento su tutto, sul metano, sulle trivelle, sui danni immaginati a tutte le cose belle che il buon Dio ha creato. Mi documento e leggo e so che non c'è alcun problema. L'ho letto su un sacco di fonti autorevoli, che non fa male bucare il fondo del mare. E l'hanno detto anche molti onorevoli. E penso siano poi quelli che non andranno a votare. E magari hanno ragione loro ad astenersi. Perché poi non vorrei mica contare i 1000 posti di lavoro persi solo perché abbiamo paura che succeda davvero, che la trivella si sbagli e questo mare diventi nero. Ripeto, l'ho letto e l'ho riletto, anche su molti profili. Perché molti dei miei contatti hanno fatto i peli a questa cosa delle trivelle, a questa assurdità dell'inquinamento, che è da prendere con le molle, perché, lo ripeto, oggi è davvero tutto sicuro. Non c'è pericolo che ci sia rottura e fuoriesca l'oro nero.
Non bisogna avere paura di un buco al marchingegno e della spiaggia che diventa scura. Me l'ha spiegato anche il mio amico che lavora in commissione. Ormai ci sono molti controlli, le cose devono essere fatte bene, altrimenti non rilasciano mica le autorizzazioni, non gli conviene. Per cui davvero, ragazzi, basta con gli allarmismi. Smettiamola di spaventare i bambini nelle scuole e le povere signore con i danni che facciamo all'ambiente. Perché credo che non sia vero niente di tutto quello che ci stanno raccontando sull'effetto serra, sulla terra, sui presunti danni irrimediabili che le stiamo provocando e di tutta questa storia sulla quale ne ho davvero sentito delle belle, con tutto il terrore fatto dagli ecologisti, sinestrosi e libertari sulla faccenda delle trivelle. Cosa, scusa? Che cosa sono i delfini? Grazie a Stefano, possiamo proseguire. Mi raccomando, raccogliete quello che avete usato, rispettiamo l'ambiente e proseguiamo. Quello è il muro dal quale vi parlavo, questo qua. Adesso è coperto, vedete, con questo materiale che è tutto, e poi ci abbiamo buttato carriole di terra che un po' il vento ha portato via, però serve per proteggere. Quindi il muro ha collassato. La parete è collassata in questo senso e poi, se volete, lo possiamo anche far girare questo, siccome appunto non potevate vederlo, ho portato almeno il disegno. Se lo guardate da vicino, poi vedrete che effettivamente i filari dei mattoncini e delle pietre sono irregolari. Ugualmente da questa parte c'è stata c'è stato il collasso di due pilastri, uno sta qui e uno lo intravedete proprio laggiù con questo andamento. Dietro di noi ci dovrebbero essere poi i resti del pavimento e lì al centro, se mi segue, ecco, questa dovrebbe essere la base dell'altare, mentre quella è la base del presbiterio. Poi ci sono altre due strutture che dovrebbero essere comunque sempre legate alla chiesa, mentre dove stanno adesso ai signori sotto ci sono dei blocchi di grandi dimensioni che sembrano è un pezzo di pavimentazione che, vi dicevo, copre praticamente tutta quest'area e che è delimitata da quei due grossi blocchi e da altri due blocchi giù in fondo vicino alla recinzione. Qua c'era un ingresso laterale, c'erano due blocchi squadrati utilizzati di accesso e ipotizziamo comunque, anche se ancora non è stato individuato, un altro accesso chiaramente sulla faccia principale. L'indagine chiaramente di quest'anno qui sotto era il pavimento, ci sono anche delle foto che poi, se volete, potete vedere della pavimentazione, sono appunto dei mattoni in cotto in forma quadrangolare che sono una costruzione che fanno assolutamente bene con la cronologia su quel lato. L'abbiamo lasciato appositamente fuori dalla recinzione di scavo perché non dovevamo agire, e quindi è giusto che poi i visitatori la potessero vedere senza rete. Purtroppo anche perché la sicurezza deve essere delimitata dalle reti, neanche a noi piacciono, però sono necessarie. E dicevo, ecco, su quel lato c'è la cisterna piccola, quella che vi dicevo è conosciuta come Saucca, che appunto ha questa
forma a bottiglia e che ci piacerebbe anche scavare, però per il momento la teniamo in stand by perché all'interno è cresciuta una felce che è un unicum per quest'area, perché non è il suo habitat naturale. Evidentemente lì si è formato un microclima per cui può vivere all'interno della cisterna, anche se non è la sua, il suo luogo ideale, per cui i botanici ci hanno chiesto insomma, nel caso di intervenire loro, poi essendo necessario si vedrebbe un po' come salvarla. Per il momento non dobbiamo intervenire, quindi la lasciamo in pace. E questa alle mie spalle invece, quello che vi dicevo, è la torre Stelleria, anche detta torre della Lanterna, della quale si conserva appunto l'iscrizione, e che è la antica di tutto il sistema costiero del Golfo di Cagliari. Le altre torri sono spagnole, sono molto più tardi, vengono costruite a partire con l'arrivo degli spagnoli, a partire dal 1500. Un po' più avanti c'è la torre del Poetto, quella che poi dà il nome alla spiaggia, costruita probabilmente con lo scopo proprio di fare veramente da faro e anche per controllare meglio al di sotto la scogliera, dove c'erano degli anfratti e dove eventualmente le imbarcazioni si potevano nascondere, quindi avevano proprio l'esigenza di avere un controllo maggiore dall'alto sulla sì, no, possiamo invece fare quello, oppure passare da qui, da questo sentiero, e scendere verso il cestino. Passiamo da questo cestino. Attenzione alle agapi, che le agapi fanno male. Allora, vi chiediamo innanzitutto di non passare sopra la copertura, perché non nessuno di noi scommette sulla... Cioè, sembra stabile, però meglio non rischiare, anche perché siamo comunque tanti. Sì, magari se vi distribuite più avanti, anche dietro di me, riusciamo... qualcuno mi ha chiesto se era una cavità naturale. Non è una cavità naturale, questo è il cisternone di cui vi parlavo prima, è stato scavato ed è stato impermeabilizzato perché doveva avere chiaramente una funzione idraulica. La lunghezza, dicevo, è di circa 27 metri, per una larghezza alla base adesso di circa 6 metri. La profondità stimata è di circa 10 metri, ma bisognerebbe poi scavarla. Chiaramente è un'operazione che poi richiede un impegno notevole, sia dal punto di vista economico, ma anche con appunto poi la delicatezza. Sì, sì. No, aggiungo una cosa, che questo ha un impianto simile a una cisterna che poi è stata abbondantemente riutilizzata, che abbiamo rinvenuto nel bastione di Santa Caterina. Sapete che insomma tutti voi subite disagi per il fatto che i lavori al bastione sono iniziati, sono lavori importanti, impegnativi, e una parte dei lavori consiste proprio nella valorizzazione della cisterna. Non avete idea della meraviglia di questo luogo, del quale sono stati rinvenuti anche gli scalini costituenti l'accesso originario. Quindi sarà possibile, una volta finita la valorizzazione, di poter accedere dall'alto, una passerella che consentirà di vedere tutta l'area archeologica, che poi è stata riutilizzata anche nell'Ottocento, e possibilmente stiamo cercando di far modo che si possa entrare dentro la cisterna dall'accesso che si apre in una delle due scalinate che dal bastione di Santa Caterina porta al bastione di San Remi, una cosa meravigliosa in città, in pieno centro, che vale la pena, diciamo, del po' di sacrifici che stiamo tutti facendo. Invece vi dicevo prima, l'idea del prossimo cantiere che sta pronto per partire è quella di ripulire quest'area che sta davanti a me, soprattutto dalle agavi. I ginepri andranno potati, però alla base insomma si cercherà di vedere, di leggere sul terreno se emergono delle strutture e se possiamo individuare dei punti magari dove fare anche già in questa campagna di scavo già un primo intervento, e individuare quello che doveva essere il collegamento con la parte superiore, perché questa è chiaramente una riserva idrica che doveva servire alla comunità legata al tempio in epoca punica, ma poi anche successivamente al monastero, vi dicevo, per esempio quello dei Vittorini e così via nel tempo.
L'altra torretta non ve l'ho indicata prima, ma è chiaramente di epoca moderna, è una delle postazioni antiaeree che è stata costruita durante la Seconda Guerra Mondiale. Dietro, andando poi verso giù, ma è bloccato dal... non ci andiamo adesso perché il sentiero è stato bloccato perché appunto c'è un pericolo di frane. Durante delle prospezioni abbiamo trovato, ve lo dicevo prima, qualche tessera di mosaico che potrebbero essere quelle di quei pavimenti mosaicati del quale ci parlava il canonico Spano, che, ed è per i quali lui parla di abitazioni di epoca romana, e quindi poi speriamo magari in futuro di poter arrivare e lavorare anche laggiù. Sicuramente da quella parte si vede un fronte di cava dalla quale hanno sicuramente ricavato i materiali per costruire sia l'area templare punica che poi le fasi successive. Tra l'altro sicuramente anche la Torre Pisana, la chiesa di Sant'Elia hanno riutilizzato materiali, la chiesa di Sant'Elia l'abbiamo vista, hanno riutilizzato materiali un po' più antichi. Non vi ho detto, ma forse a qualcuno può interessare, Sant'Elia martire dovrebbe essere quello alla quale hanno dedicato la chiesa i bizantini che l'hanno costruita, è stato martirizzato qui su e seppellito, e pare che fosse stato ucciso con un chiodo che gli aveva trapassato il cranio, poi decapitato e poi la testa, dopo le persecuzioni di Diocleziano, la testa portata in città e lasciata esposta, mentre il corpo sarebbe rimasto qui. Durante il 1600, quando ci fu la ricerca delle reliquie, si trovarono, qualcuno, pare un sagrestano della, appunto, della chiesa, avrebbe trovato effettivamente una tomba nella quale mancava il cranio, e i resti delle ossa di Sant'Elia sarebbero stati poi portati nella cripta dei martiri, adesso nel Duomo di Cagliari, credo che sia tra le varie lastre, sia visibile anche quella dedicata a Sant'Elia. Sant'Elia martire poi diventa invece Sant'Elia profeta per i capitani che invece seguivano l'altro culto e quindi l'hanno trasformato, e poi in realtà è diventato non più l'anacoreta che viveva, l'eremita che viveva qui, ma il profeta Elia di biblica memoria. Grazie, non sapevamo. Non sapevo, mi era sfuggito prima, ma non ero sicura, ho detto magari è cosa nota. Ok, perfetto. Se avete poi delle domande, siamo. Da qua giù e andiamo verso la discesa. E comunque grazie di essere venuti e di aver avuto la pazienza nonostante la pioggia. Grazie.